Di nuovo in diretta 22:22 con Focus in uno studio provvisorio dove abbiamo gli ospiti, dove arrivano i vostri SMS, per cui non è cambiato nulla. Qualche problema logistico proprio durante queste elezioni con una grande mobilitazione di giornalisti, tecnici, tanti ospiti, quindi giornate molto particolari, soprattutto subito dopo il voto stiamo commentando i risultati, il boom della Lega e dei 5 Stelle eletti e trombati in veto. Questo è il titolo, tra un poco sentiremo al telefono il parlamentare del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà, intanto vi presento gli ospiti che sono arrivati adesso in studio, Eugenio Benetazzo, economista. Buonasera Buonasera a Benetazzo, tutti. mi fa piacere averla qui perché vorremmo capire che contraccolpi ci potrebbero essere, no? A seconda degli scenari che si presentano. L'assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Buonasera. Canè, buonasera assessore, bentornato. Roberto Campagnolo, vice sindaco di Bassano del Grappa, Buonasera. Buonasera a lei, buonasera, grazie buonasera intanto. vice sindaco, e ancora Silvano Piazza del Partito Democratico. Grazie, Grazie, buonasera. grazie a tutti di nuovo di essere qui con noi. Allora, io direi, sentiamo subito l'onorevole Federico D'Incà che interviene telefonicamente. Onorevole, la prima cosa che le chiedo è, voi potete partecipare ai talk, diciamo, da domani o già da oggi? Che decisioni sono state prese in questo senso? Buonasera a tutti, innanzitutto ai Buonasera. telespettatori che ci seguono e ai suoi ospiti, direttore. No, noi possiamo partecipare chiaramente a tutti i talk show, perché in questo momento aspettavamo di poter avere chiara la situazione prima di andare a parlare, anche perché è un momento storico, Certo. incredibile. Il Movimento 5 Stelle è andato oltre il 32% dei voti, ha avuto veramente una fiducia da parte degli italiani, che si era vista poche volte nella storia della Repubblica, quindi siamo consapevoli in maniera matura che il momento è molto delicato e noi vogliamo assolutamente poter proporci, insomma, come forza di governo, e vogliamo dimostrarci anche nei confronti degli italiani, insomma, di meritare la loro fiducia che ci hanno voluto dare appunto ieri, che era con il 4 marzo. Senta, tutto lascia pensare, visti i risultati, che le varie vicende, rimborsopoli, la Raggi, gli attacchi che vi sono stati portati anche da una buona parte della stampa non abbiano avuto effetto, nel senso che voi avete raggiunto risultati, credo, anche insperati per voi, cioè oltre le più rosee aspettative. No, come mai? Cioè, evidentemente non ha convinto quella campagna contro i 5 Stelle, o cosa è successo? Beh, innanzitutto potremmo chiedere, insomma, ai media e alla stampa di continuare in questa maniera, perché non fanno altro che rafforzarci in questa visione degli italiani. Poi, insomma, è chiaro che gli italiani non sono stupidi, non si sono fatti, insomma, fregare questi media che hanno voluto, insomma, aggrapparsi a parole come nefandezza o a un piccolo messaggio di una chat, insomma, a cose ridicole, altrimenti a delle situazioni che rappresentavano sicuramente qualcosa di scorretto da parte di alcuni parlamentari, ex parlamentari del 5 Stelle per quanto riguarda i politici, ma che noi siamo stati i primi a cacciare e poi, insomma, a dimostrare che il movimento aveva istituito oltre 31 milioni di euro di stipendi al fondo per il microcredito. Quindi credo che in questi mesi, questi anni abbiamo fatto un lavoro importante, utilizzando anche altri mezzi di informazione come i social, altrimenti le reti televisive libere, insomma, come quella con cui posso questa sera parlare, appunto, con Rete Veneta. Allora, cosa possiamo prevedere nei prossimi giorni? No, adesso andremo verso l'elezione dei due presidenti dei due rami del Parlamento, Camera e Senato. Mattarella, è una domanda che io le avevo già fatto. A questo punto, i casi sono due: o dà un incarico esplorativo a Salvini o lo dà a Luigi Di Maio. Ma se va alla prima forza parlamentare, insomma, si parla di oltre 220 deputati alla Camera e oltre 110 senatori, quindi credo che abbiamo, insomma, la forza dal punto di vista numerico per chiedere il primo mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica. E noi non vogliamo parlare di foto con gli altri, vogliamo parlare di programmi, un programma che abbiamo costruito in rete con cittadini, con i cittadini del nostro Paese, e vogliamo trarne dei punti importanti. È chiaro che vogliamo discutere della povertà, dei 4 milioni di poveri del nostro paese, del Made in Italy, della situazione, ad esempio, delle banche venete, dei risarcimenti che ci devono essere e di tanti altri temi fondamentali che hanno visto, insomma, in questi anni un profondo dolore per quanto riguarda
fare, cittadini del nostro paese. Ecco, su questi punti chiediamo la convergenza da parte degli altri gruppi parlamentari, sempre insomma chiedendo anche un passo indietro, come si fa in questo momento, forse verificando all'interno del Partito Democratico con il segretario Renzi, e così come probabilmente un passo indietro anche di Silvio Berlusconi, che tra l'altro è condannato in via definitiva per frode fiscale e non si può sicuramente presentare insomma in Parlamento, visto che non era candidabile. Grazie, grazie molte di qua, grazie e a presto, speriamo di averla prestissimo nei nostri studi, grazie. Buona serata, grazie mille a voi, grazie. Arrivederci, arrivederci. Ciao, arrivederci. Allora, io partirei da Eugenio Meletazzo per capire dal punto di vista dei mercati cosa potrebbe accadere se ci fosse una fase, diciamo, si spera non lunga, di instabilità, insomma, no? Di scontri, di tentate intese o contese, insomma, cosa potrebbe accadere? Già oggi abbiamo visto un primo segnale di incertezza di quello che potrebbe essere il futuro che attende i mercati finanziari azionari ed obbligazionari italiani. Ad esempio, a fine giornata c'è stata Credit Suisse che ha letteralmente downgradato, cioè abbassato il livello di attenzione e di attendibilità che potrebbe avere il mercato azionario italiano. Su quali considerazioni? L'emersione di due forze cosiddette anti-establishment che potrebbero compromettere il cosiddetto percorso delle riforme. Chi è a casa forse non è a conoscenza, tuttavia non è una novità per chi opera negli ambienti finanziari. Vi sono posizioni cosiddette corte in termini finanziari, ossia aggressive, con l'attesa che si assista a un deterioramento del clima finanziario in Italia da parte di numerosi fondi hedge, soprattutto statunitensi e anglosassoni, che intendono intraprendere un percorso di aggressione finanziaria similare a quello che abbiamo vissuto ad esempio durante l'estate del 2011, e hanno proprio preso di mira, oltre al mercato italiano, anche quello tedesco, considerando la debolezza politica che sta contraddistinguendo in questo momento anche la Germania. L'orizzonte temporale non è così tanto ampio, perché sappiamo che a settembre inizierà a contrarsi la politica monetaria di appoggio favorevole soprattutto a sostegno del cosiddetto spread italiano nei confronti del decennale tedesco. È un dato più che oggettivo, anzi addirittura potrebbe essere anticipato il termine del programma di sostegno finanziario attraverso gli acquisti pilotati programmati sui titoli di Stato italiani. Quindi un paese come il nostro, che anche se fino all'altro giorno era stata osannata la crescita del nostro PIL, che sicuramente è un dato oggettivo, però in aggregato, se la vado a confrontare con i risultati degli altri partner europei, noi siamo appena in penultima posizione. Quindi il rischio è tutt'altro che è stato sdoganato con il risultato odierno, tant'è che io con tanti altri colleghi, quando verso le 3-4 del pomeriggio ci siamo riscontrati telefonicamente, tra di noi dicevamo: ma non capisco tutta questa enfasi mediatica che trapela dalla stampa cosiddetta convenzionale tradizionale, perché primo non ha vinto nessuno, secondo probabilmente nessuno avrà la capacità di presentarsi con un piano di governo, perché sulla base di tre tematiche che sono state anche oggetto vivo di tutta la campagna elettorale, troviamo una bipolarità che ormai è palese: l'immigrazione, l'establishment sì o anti-establishment, e infine intervento, un governo che fa debito, che fa deficit, contro uno che invece deve rispettare il diktat. Senta, quindi vulcanico. Questo sarebbe lo scenario peggiore di cui parlava Juncker, il Presidente della Commissione Europea? Esatto, e lo abbiamo capito oggi proprio osservando gli scarichi, cioè le performance decisamente negative di quasi tutte le banche italiane, che sono andate dal meno 4 al meno 7, perché la dotazione di titoli di Stato che detengono ancora sotto forma di patrimonio strategico queste grandi realtà bancarie quotate, e poi saranno ovviamente, subiranno l'impatto di un'aggressione che si dovesse verificare nuovamente al debito pubblico italiano, che non potrà più godere della protezione che gli è stata garantita in questi ultimi 4 anni proprio dalle famose politiche monetarie cosiddette non convenzionali, quantitative easing, e
Guardando un po' più in là del settembre 2018, l'anno prossimo scade il mandato di Mario Draghi e già sappiamo chi lo sostituirà. Un tedesco, no? Esatto. Quindi, insomma, si prevedono, diciamo, tempi duri. Assessore, è questo un po', secondo lei, il clima? E che rapporto potrebbe cambiare per la ragione di Stato, il rapporto tra Salvini e l'Europa, cioè un atteggiamento meno anti-europeista? Insomma, eh? Beh, insomma, intanto dobbiamo dire che io capisco lo scenario, devo anche dire però che già tempo fa, con il famoso governo Berlusconi, si parlò dello SPED, si mise in difficoltà quel governo discutendo proprio di tematiche finanziarie, e onestamente poi queste questioni furono superate con i governi successivi. Io non vorrei che l'Europa ogni volta utilizzasse questa possibilità, diciamo, certo, per mettere in difficoltà, certo, in difficoltà un governo che magari non è congeniale. Io credo che la Lega rappresenti una forza politica che non è antisistema, è una forza di governo che ha governato e sta ancora governando le due principali regioni del nord Italia, ha numerosissimi sindaci, tanti di questi tra l'altro anche candidati alla Camera e anche al Senato, e quindi non si possa definire un partito che è destabilizzante o antisistema. La stessa coalizione, tra l'altro io per carità faccio i complimenti anche al Movimento 5 Stelle, perché effettivamente è il primo partito a livello nazionale e chi raggiunge questi risultati, chapeau. Però la coalizione di centrodestra si è presentata come coalizione e ha raggiunto quasi un 38%. Quindi adesso vediamo cosa farà il Presidente della Repubblica, non vorrei essere nei suoi panni, nel senso che la situazione effettivamente non è semplice, perché bisogna andare a capire a chi darà l'incarico per formare il nuovo governo. Effettivamente ciò che diceva prima il nostro economista è vero, nel senso che non sarà facile creare un nuovo governo con queste condizioni, anche perché se i leader di partito mantengono la parola data, e credo sia giusto così, perché altrimenti continuiamo a essere un paese poco credibile, mi pare che non ci siano tanti spazi per fare cosiddetti inciuci. Ecco, secondo lei un inciuccio Lega 5 Stelle? Ma io credo di no, onestamente. Io credo di no. Salvini l'ha detto e l'ha ripetuto più volte. E credo che da un certo punto di vista sia anche giusto, perché gli elettori non hanno votato questo. Ecco, dopo che si sia venuta a manifestare una situazione atipica, data anche da una legge elettorale assurda, ecco, l'unica cosa che potrebbero fare è fare una bella legge elettorale nuova, seria, che dia governabilità a un paese. Ecco, questa è una cosa che va fatta immediatamente. Ovvio che noi ci aspettiamo un incarico al Premier Salvini. Premier Salvini perché? Perché all'interno della coalizione c'era un accordo che diceva chi prende un voto in più indica il Presidente del Consiglio, e la coalizione è la coalizione che adesso come adesso ha, diciamo, i numeri almeno dal punto di vista percentuale più importanti. Certo che deve andarsi a prendere qualche voto in più, perché se non sbaglio, adesso io i conti non li ho ancora fatti, ma mi pare che manchino una cinquantina di deputati alla Camera. Ecco. Sì. Questo è effettivamente il rischio che va a prospettarsi. Insomma, ecco. Senta, riguardo all'autonomia, a proposito di rischi, è stata firmata la preintesa, questo è stato considerato già un risultato. Si rischia a questo punto di non avere interlocutori in tempi, diciamo, più o meno rapidi, perché se questa è la situazione, si continuerà ad andare avanti un po' traccheggiando nei tentativi magari non positivi di formare una maggioranza. Ma fortunatamente il tema dell'autonomia non ha una scadenza, non è che si debba fare un qualcosa subito, anzi una fase precontrattuale, chiamiamola, è già stata portata avanti dal presidente Zaia, è firmata insieme al governatore Maroni e a Bonaccini ed Emilia, e quindi questa costituisce già una base per un ragionamento iniziale, ovviamente, perché è solo l'inizio di un processo che dovrà andarsi a concludere nei prossimi mesi. Ovvio che noi auspichiamo che ci sia un governo che come prima cosa, no, oltre al tema della legge elettorale che dicevo prima, anzi come prima cosa dia l'autonomia al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia, ma in particolare al Veneto, perché il Veneto è l'unica delle tre regioni che si è espressa con una forza popolare importante, con quasi 2,5 milioni di persone. Del resto, guardate, se noi guardiamo i numeri, è la prima cosa che dovrebbero fare, perché tutti i partiti che hanno sostenuto il referendum d'autonomia ora sono in Parlamento, alla Camera e al Senato, quindi basterebbe che si mettessero d'accordo e lo votassero immediatamente, perché mi risulta che al di là della Lega, ma anche Forza Italia, Fratelli, tutto il centrodestra, più una parte del PD e lo stesso Movimento 5 Stelle, in Veneto hanno detto che l'autonomia era una cosa
giusta e sacrosanta. Quindi noi ci aspettiamo a livello regionale, il Presidente Zaia e tutta la Giunta e tutto il Consiglio, ma penso quasi 2,5 milioni di veneti, si aspettino adesso una risposta, perché sarebbe paradossale che il nuovo governo, indipendentemente dal colore, che sia di centrodestra o che sia a guida grillina, chiamiamo così, Movimento 5 Stelle, perdono se non si arrabbiano, non porta avanti questa situazione. Questa sarebbe paradossale ed è la cosa più assurda, che non si deve assolutamente verificare. Allora, poi vedremo, riproporremo l'elenco dei candidati a cui avevamo chiesto di firmare un impegno per sostenere l'autonomia, e quindi lo faremo scorrere di nuovo con, grazie al nostro regista Fabrizio Bazzone e tutti i nostri tecnici giornalisti che sono qui mobilitati per questa campagna, per queste elezioni politiche del 2018. Luigi Di Maio ovviamente sprizzava entusiasmo da tutti i pori quando oggi ha tenuto un discorso per commentare questo exploit del Movimento 5 Stelle. Tra le altre cose ha detto: questa sarà la terza Repubblica e sarà la Repubblica dei cittadini. Vediamo. Siamo una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che rappresenta l'intera nazione. Non posso dire lo stesso di altri, che invece sono delle forze politiche territoriali. Questo è molto importante, perché il fatto di essere rappresentativi dell'intera nazione ci proietta inevitabilmente verso il governo del paese. L'unico a parlare è lui, il candidato premier Luigi Di Maio. Sentiamo. Nessun vertice del Movimento 5 Stelle del territorio rilascia dichiarazioni, nulla almeno fino a domani. Il partito è primo in Italia e secondo in Veneto dopo la Lega. Di Maio rilancia i temi che spingono il Movimento a considerare quella uscita dalle urne un'occasione storica per dare risposte che gli italiani aspettano da 30 anni. La povertà e i tagli agli sprechi, l'immigrazione e la sicurezza, il lavoro, le tasse e lo sviluppo economico per le imprese. Di Maio attende l'investitura del Capo dello Stato su eventuali alleanze e non mette paletti. Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure di garanzia che vorremmo individuare a capo delle due Camere. Ma intanto i 5 Stelle si godono a livello nazionale la larga vittoria. Oggi per noi inizia la terza Repubblica e la terza sarà finalmente la Repubblica dei cittadini italiani. Grazie. Allora, vice sindaco Campagnolo, come vede questo ragazzo, diciamo, che insomma si è affacciato sulla scena politica in pochi anni, è passato da militante che porta i volantini, fa campagne e propaganda a candidato, forse, diciamo, a candidato primo ministro? Faccio fatica a pensare al primo ministro di quella che è ancora, insomma, con qualche, la settima potenza economica, meno statisticamente, per prodotto interno lordo del mondo, quindi un paese considerato importante nello scacchiere internazionale. Cioè, faccio fatica, però insomma dobbiamo anche prendere atto del fatto che la loro forza politica, il Movimento 5 Stelle, ha avuto un riconoscimento elettorale importante, non sufficiente, è stato ricordato prima in maniera autorevole. Insomma, a me sembra che queste elezioni siano in linea con le previsioni, tutto sommato, no? Ci sono due elementi che forse non erano previsti: uno che riguarda il mio partito, una sconfitta, cioè un elemento negativo così importante, e l'altro all'interno del centrodestra, il fatto che la Lega in qualche maniera superasse in quel modo Forza Italia, di fatto mettendo un'opzione sul molto intelligente, l'indicazione di Salvini di oggi, che dice: io parlo, cioè un'OPA, per parlare un termine economico, c'è una mappa politica della Lega sul centrodestra, e ovviamente Salvini, che ha molti difetti ma ci capisce qualcosa, ha capito che insomma deve cercare di portare a casa il più possibile in questa fase, sapendo che anche lui avrà qualche, non poche difficoltà a trovare i numeri per mettere in piedi un governo. Però la sfida è questa: insomma, gli italiani in percentuali importanti hanno deciso di votare per due forze speculari, a nord e a sud, si diceva prima, insomma parlano degli stessi temi. La Lega riesce a intercettare, parlando di questi temi, il voto del nord, i 5 Stelle lo fanno molto meglio a sud, però hanno avuto un risultato importante anche a nord. Poi io credo invece che la luna di miele con gli elettori, lo so, finisce molto presto, nel senso che poi quando sei in campagna elettorale e gli elettori, okay, no? cioè, la fiducia è un elemento che su questi elementi può essere portato a casa, poi le cose che si sono promesse magari non tutte la puoi raccontare anche un po', ma vanno in qualche maniera realizzate o dimostrate, e qui io credo che insomma forse in campagna elettorale qualcuno l'ha sparata un po' troppo grossa.
Senta, abbiamo il economista che ci ha spiegato che abbiamo un debito pubblico che supera i 2.000 miliardi, un terzo credo in mano a soggetti stranieri che sono lì che stanno guardando, ma la gente però fa fatica a seguirci su queste persone, no? È veramente difficile, ma possiamo semplificarlo, se si vuole prima l'uovo o la gallina, ma quel debito pubblico sono le nostre pensioni, la nostra sanità, gli stipendi dei nostri insegnanti, dei carabinieri, cioè, non è facile dalla mattina alla sera rimettere, riaggiustare, correggere situazioni di questo tipo, che continua a crescere, cioè, per spostare qualche punto di pressione fiscale hanno dovuto inventarsi cose incredibili. Senta, tra i non eletti eccellenti c'è Laura Puppato, ricordiamo Laura Puppato è stata ai nostri talk molto spesso, e a Bassano c'è stato un po' un casus belli perché il senatore Giorgio Santini se l'è dovuta vedere con l'avvocato Ghedini che poi alla fine l'ha spuntata, e la polemica localmente, ma Ghedini perché sta a Bassano, così come Zanetti che tra l'altro è stato non eletto, è stato bocciato anche Enrico Zanetti, ex vice ministro dell'economia del governo Renzi, che è andato a Varese dove è stato battuto dall'avversario all'uninominale, no? È vero, nel senso che poi noi abbiamo spacciato una legge elettorale che aveva in sé tecnicamente una parte uninominale dentro, come la reintroduzione di un concetto di scelta da parte dei cittadini, non è così, ma insomma non c'era, e capisco, io ho parlato con decine e decine di militanti amministratori leghisti del territorio da cui provengo, ed era veramente impossibile per loro accettare l'idea di votare uno come Ghedini. Te lo dicevano, voglio dire, con una difficoltà, ma lo posso immaginare. Però hanno votato per te. Ma era molto difficile pensare, e lo si capiva in questo, che potessero rinunciare a manifestare il loro consenso verso il partito di appartenenza, in una fase, tra l'altro dopo il periodo del referendum, Zaia, perché poi il valore aggiunto in Veneto lo porta secondo me Zaia, che è cosa diversa da Salvini, anche qui dovremmo vedere un po' cosa succederà nelle prossime settimane. E capivi che avevano questa difficoltà, infatti io sono stato in seggio, vedi proprio le schede elettorali dove c'era la croce, esattamente sul simbolo. Sì, era anche un momento politico, però. Sì. E quindi non è assolutamente passato, cioè potevamo candidare anche, voglio dire, con tutto rispetto per i candidati, l'ultimo piano che si presentava, che si presentava per dire sono disponibile, sarebbe passato lo stesso, se era in lista del centro-destra, sarebbe rimasto a casa, sarebbe in lista con noi. Allora vediamo ancora sui candidati della Lega e poi andiamo da Silvano Piazza, vediamo. La Lega nella Marca Trevigiana esce vincitrice dalle elezioni, conquistando l'uninominale alla Camera, 3 collegi su 4 e quello al Senato. Un risultato sognato e che ora si è concretizzato. Al K3 nella conferenza stampa del post-voto ci sono i vertici del Carroccio insieme agli eletti al Parlamento. In campagna elettorale, sinceramente, andando a parlare con la gente e parlandoci appunto di persona, si sentiva quella che era il disagio, e ho avuto comunque anche persone che non erano della Lega, ma che comunque erano sostanzialmente all'opposizione, ecco, rispetto a quello che era la passione della Lega, dicendo questa volta comunque anche perché ci sei tu Ingrid voteremo Lega. Equilibri nel centro-destra, ora da rivedere alla luce del risultato del Carroccio. Scusate, abbiamo fatto un piccolo errore, questo l'avevamo già dato, per cui non vogliamo ridarvelo un'altra volta, no? Adesso troviamo quello giusto. Fabrizio, dimmi appena possiamo rimandare l'altro, lo diamo. Silvano Piazza, lei mi ricordo giorni fa aveva detto, comprensibilmente, no, rispondendo a un altro candidato, no, dice non dovete mettere la croce solo sul partito, dovete indicare il nome, l'uninominale, se c'è Silvano Piazza o se c'è qualche altro candidato che volete votare, evidentemente non è andata così. No? Non è andata così. Ma come mai, secondo lei? Io nel caso mio credo di aver spostato 5%, no? Ho fatto i calcoli su alcuni comuni e rispetto al Senato, rispetto all'incidenza del mio nome è 5% in più, il che significa che un candidato con queste elezioni al massimo ha spostato il famoso 3-5%, che è la persona che tira. Perché? Perché la risposta è in linea con quanto è stato detto prima. Sì, ti voterei, però non posso votare, in questo caso era il PD, e allora si sarebbe dovuto fare due schede, una per l'uninominale secco e l'altro per il proporzionale. Esatto. Allora in quel caso là si sarebbero liberati tutti le coscienze, e io ho cercato di dire votami alla Camera e fai il voto disgiunto al Senato. Questo ha funzionato per il 5%.
Quindi in realtà l'antagonismo vero elettorale non c'è stato e ci sarebbe mai stato solo se effettivamente eri contendibile. Noi non eravamo contendibili, i sondaggi davano uno scarto anche non tantissimo del 10% nel mio caso, ma con 20% di voti non ancora espressi. A un certo punto negli ultimi 15 giorni quelli che non erano espressi oppure non hanno voluto palesare il proprio voto in realtà sono andati tutti in questo caso alla Lega e in minima parte anche il 5 Stelle. No, la cosa che volevo anche ricordare è questa. Allora, tutti abbiamo parlato di sicurezza, di lavoro, di stabilità, di famiglia, eccetera. Io non credo che nel titolo del cosiddetto giornale siamo diversi. Almeno tra di noi, credo qua nel Veneto, non credo ci siano fughe tali da prospettare soluzioni politiche molto diverse. Allora perché il centro-sinistra ha preso una bastonata e perché invece sono stati premiati dei partiti che comunque nel caso della Lega avevano già governato? Qual è l'elemento che ha fatto un così grande risultato? Perché noi dobbiamo a un certo punto renderci conto che il 50% del voto è floppante. Quindi la cosiddetta rigidità è superata. Chi si ricorda la Lega 10 anni fa circa, non so, Federico, ricordami, quando siete arrivati al minimo storico? Sette. Come percentuale? 2007. Sono andati a 3,9%. Esatto, quindi a un certo punto... 11 nel 2013. Sì. No, ma quello storico più basso era il 3,9, quando Salvini ha preso in mano il partito. Esattamente, allora significa che... Allora, lì era un partito quasi in via di... Rompamba, no? Adesso invece è un partito che si pone l'idea di governare questo paese. Il PD oggi è al 20%, prima era al 40%, domani potrebbe riprendersi. Ormai, certo. Qual è il punto fondamentale? Che comunque il centro-sinistra non è stato in grado di creare una prospettiva al paese, cioè è l'idea alle volte più che il titolo del giornale. Cioè Renzi non è, e la dirigenza, i quadri del Partito Democratico non hanno dato l'idea di qualità del paese. La scommessa qual è per oggi? Che se tutti abbiamo detto che dobbiamo tagliare gli sprechi, che credo che sia l'unica cosa seria tra tante cose, perché solo così si contiene il debito, solo così si fa la credibilità, si è credibili. E che come fai a mettere mano allo spreco se in 30 anni non c'è mai riuscito nessuno? Chi è che dice inizia tu a tagliare? Perché toccare la Sicilia? No, perché adesso abbiamo due partiti territoriali, sì, sì. No, la Lega, perché siccome Di Maio diceva che è l'unico partito nazionale. No, non è vero, allora, basta che guardi i voti li ha presi. Con tutto il bene che io voglio di Dica. No, è vero questo, è vero. Però credo, sai cosa, che adesso non perché noi siamo in Veneto, abbiamo fatto il referendum e ci è andata bene, ma credo veramente che la svolta storica sia sul concetto del passaggio della spesa storica, soprattutto negli enti locali, al tema dei costi standard, no? E quindi al fabbisogno reale che ogni regione o ente locale ha. Perché con il patto che è stato votato, e qui devo dar merito onestamente anche a Gentiloni perché... Ma hanno collaborato. No, è stato un premier, ecco, l'errore che secondo me ha fatto il centro-sinistra è che se Renzi invece di intestardirsi con lui, che ormai non era più accettato dal paese, e lasciava Gentiloni, magari non vincevano le elezioni, però qualche punto percentuale in più secondo me lo prendevano, perché comunque ha dimostrato di essere una persona equilibrata e anche nei nostri confronti, dopo quel referendum, quando il Presidente si è andato a parlare, ha dato mandato a Bressa di fare le trattative e di continuarle. Su questo va dato atto. Adesso ti troverai il sottosegretario di Pomigliano la prossima volta. sì, ma è il rischio. Ma noi siamo qua che diciamo che la prima promessa che deve essere portata avanti, e Zaia lo ha ribadito bene, è questo, indipendentemente dal governo che andrà, va portata avanti la tematica, la questione del federalismo e quindi dell'autonomia, intanto il Veneto perché ha fatto la testa di ponte, ma vale anche per gli altri, che è il concetto del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno reale. Ecco, questo può veramente cambiare il paese. Tenere però presente anche una cosa, che noi guardiamo sempre agli enti locali, ma voi che siete anche sindaci lo sapete, i tagli che sono stati apportati a regioni, province e comuni sono enormi rispetto ai risparmi che i ministeri hanno fatto, cioè pari allo zero. Cioè la vera spesa pubblica, se noi la andiamo a verificare, per il 97% è ancora centralizzata. Quindi inutile che mi vengano a dire su questo ho sbagliato un po', secondo me, Silvano, se mi permetti, assieme al Movimento 5 Stelle, che hanno cavalcato, in particolare Renzi, il tema delle autonomie
facendo quasi passare l'idea che gli sprechi erano le regioni, le province, i comuni, gli enti locali. Non è vero, la spesa più grossa, beh, insomma, diciamo che qualche anno fa, quando è partito, dico Renzi a livello, voi sul territorio, tu, l'abbinato, certe persone, chi ha governato a livello locale queste cose le sa, però lui aveva fatto passare il concetto qualche anno fa che lo spreco era a livello locale, e invece non è così. E quindi io mi aspetto che la riforma di questo paese avvenga cominciando effettivamente a tagliare a livello centrale, nei ministeri, ma soprattutto quella miriade di società che esistono, no? Quei carrozzoni a livello nazionale che non servono a nulla. Non potevamo andare a tagliare, a mettere il patto di stabilità ai nostri comuni. Cioè, ricordava Zaia, noi qualche anno fa avevamo nel nostro bilancio regionale circa 500 milioni di euro di disponibilità, chiamiamola di liquidità, da poter intervenire come scelta politica. Oggi siamo ridotti a 50 milioni, cioè 50 milioni per la regione. Il presidente Zaia, quando era presidente della provincia di Treviso, ne aveva 40 come provincia di Treviso per investire nelle strade, infatti che ha fatto tutte le ronde. Sconcertante. È sconcertante questa cosa. Io nel turismo e nel questioni turistiche e promozione turistica, rispetto ai 40 milioni che aveva Zaia quando aveva le mie deleghe, ho 3 milioni per tutto il Veneto. Ma dove andiamo? Cioè, per la prima regione d'Italia. È la prima regione d'Italia. Cioè, questo è la gente deve il compenso è la prima regione per, appunto, per la prima regione per flussi turistici. Io non dico per portare al mulino mio, cioè, i miei colleghi sono presi peggio di me, cioè quelli che devono l'Alberti con l'estate, Bottacicore, quel tema delle frane, dell'incendio geologico. Cioè, questo è tutto vero, direttore, però nel momento in cui l'operazione sui costi standard passerà, vuol dire che in Veneto, in linea teorica, dovrebbero rimanere più risorse per il turismo, che vuol dire che dovrai togliere qualcosa, ad esempio nel Lazio, dove la Lega di Salvini ha preso il 10%. Questa cosa qui elettoralmente credo che Zingaretti abbia detto no in Lazio, ci facciamo spiegare dall'economista. Zingaretti, come diceva Silvano, è l'unica, se tu non tagli gli sprechi. Allora Tullio Fontana credo che abbia vinto in Lombardia ormai, perché il distacco da Gori era notevole. Zingaretti dovrebbe aver vinto nel Lazio. Vediamo lo sceriffo Gentilini, che ha lasciato la Lega polemicamente, vediamo cosa dice del voto. Bene la Lega, ma gli amici di viaggio hanno fatto una defiance non prevedibile, ma il popolo italiano non è riuscito in questo momento storico, anche per l'Europa, di dare un governo stabile all'Italia. Non c'è la delusione Giancarlo Gentilini per l'esito del voto, soprattutto per il risultato di Forza Italia inferiore alle aspettative. Delusione per le ripercussioni che potrebbero esserci a livello locale, vista la posizione dello sceriffo ormai da tempo di rottura totale con la Lega e rimprocinto di decidere dove collocarsi nella corsa a Casuana. Se nelle ultime settimane Gentilini aveva più volte rinviato a dopo il voto delle politiche la decisione, oggi lo sceriffo ha deciso di prendersi ancora un po' di tempo senza nascondere la voglia di sparigliare ancora una volta le carte. Non bisogna confondere fra elezioni politiche e elezioni comunali. Alle elezioni comunali si guarda all'uomo e alla compagine che sia in grado di riportare Treviso ai fasti di una volta. Quindi nessun parallelismo. Vedremo, il futuro è in grembo ai cittadini, ma anche in grembo a Gentilini. Giancarlo Gentilini è quasi novantenne, davvero straordinario, un ragazzo di 90 anni, fantastico, una tempra che è invidiabile. Ci metterei la firma per anche io, subito. Allora, Eugenio Benetazzo, qui siamo in terra di catastrofi bancarie, no? Come d'altra parte anche in Centro Italia. Vi spiego, voglio una lettura sulla debacle del PD, avendo battuto gli ultimi mesi parecchio l'Emilia Romagna, di persone che erano tesserate del PD, che hanno deciso di abbandonare il PD per due sostanzialmente tematiche di cui non potevano più digerire. La prima, l'immigrazione, e la seconda, le banche. Cioè il PD si è bruciato, ha fatto spostare una parte di elettorato che è magari andato in parte in seno alla Lega e in parte in seno al Movimento 5 Stelle per queste due tematiche che ce le hanno con ridondanza nauseante
portata all'esasperazione i media, soprattutto l'immigrazione, perché ricordiamoci anche il risultato di Leu, che a me personalmente ha fatto grande ridere, nel senso, tutti i trovati di Renzi dentro il suo partito si sono fatti il partitino pronto per cavalcare il futuro della legislazione, si è visto il risultato qual è stato, quindi significa che elettoralmente parlando gli italiani non sono così tanto stupidi come ci vogliono far credere da anni. Prima parlavate del chi inizierà a tagliare, come si farà, se sarà Luigi Di Maio a fare il primo ministro, e se ci riuscirà, lui l'ha già detto, qual è la medicina che intraprenderà? Semplicemente applica lo snellimento degli apparati statali previsto da Cottarelli, cioè il commissario alla spending review che è stato nel precedente defenestrato, governo, però. Defenestrato nel senso, ha fatto un ottimo lavoro, ha scritto anche un manuale molto esaustivo su dove si deve tagliare e come, linearmente e trasversalmente a seconda delle varie dei vari capitoli di spesa, quindi basta fare copia e incolla e implementare quel programma. Ovviamente, come si diceva prima, una volta che cominci, guarda che ti devo tagliare qui, tu devi rinunciare a questo, si innescano le tipiche faide politiche. Quanto tempo ci vuole perché possa produrre effetti funzioni di questo tipo? Se andrà o Salvini, o se andrà come primo ministro, se riuscirà a fare un governo, o se ci va quell'altro, Di Maio, in ogni caso in Europa abbiamo per la prima volta un primo ministro anti-establishment, e non penso che la faranno, a entrambi non penso che la faranno digerire con grande facilità, perché useranno strumentalmente la debolezza finanziaria che ha il nostro paese e andranno lì a colpire, sapendo che non ci sono in questo caso reti di protezione finanziaria che ci aiutano. Noi abbiamo visto che in Italia la paura funziona, visto che come titolo abbiamo i tromba eletti e trombati in Veneto, avendo un esempio esponente della Lega, mi permetto di fare un'osservazione: caspita, avete avuto i vostri due economisti che sono stati trombati con le giornali nominali, cioè due economisti, Baretta? No, di chi parla? Borghi e Bagnai, cioè sono i nuovi teorici della proiettati nel panorama mediatico italiano come le persone di riferimento per la Lega per rompere le cosiddette catene dell'euro. Ebbene, la risposta dal punto di vista elettorale è stata decisamente sconfortante, perché ancora una volta si è capito che toccare l'euro politicamente è un suicidio, perché in Italia, un paese ricco, benestante, con pensioni, ricchezze immobiliari e finanziarie, a chiunque andargli a dire: senti, qui c'è una fish che oggi sta sul rosso, proviamo a metterla sul nero, vediamo che cosa succede, rinegoziamo finanziariamente tutto. Nessuno accetta questo tipo di scommessa se ha capitali, se ha risorse finanziarie proprie. E proprio su questa tematica, che un anno fa si è bruciata la Le Pen, sull'euro, ha incentrato tutta la campagna elettorale: datemi il voto che vado su a Bruxelles, spacco tutto, e poi si è visto come è andata a finire. E il risultato in seno al vostro partito dovrebbe nei prossimi giorni aprire una fase dialettica per capire se euro sì o euro no, perché se questi due, io li ho seguiti per svariato tempo, sia Borghi, mi pare consigliere regionale in Toscana, e Bagnai, infatti volevo dire, è stato candidato in un collegio in Toscana, che è l'unica regione dove il PD ha perso contro stato eletto anche Padoan, per dire, Padoan per dire, ha vinto il collegio nominale scontrandosi contro Bagnai, cioè è di significativa rilevanza. Comunque il tema dell'euro effettivamente è un tema che va ripreso, vuol dire che dal punto di vista anche Di Maio, mi pare che su questo abbia fatto prima al contrario, poi ha aperto qualche spiraglio. No, c'è un po' un dibattito, il tema secondo me non va incentrato soltanto sull'euro, messi assieme può essere anche merce di scambio con l'Europa per ottenere qualcosa. Sì, ma se io adesso li metto, lo disse tanti anni fa, onestamente, su quella tematica là aveva ragione lui. Chi ha incarnato di più al nord almeno questo tema è stata sicuramente la Lega, sì, senza dubbio, cioè la forza politica più anti-europea. Comunque è un sentimento che i cittadini hanno, perché se tu guardi bene una Lega e non hai 5 Stelle, i cittadini su questo, l'Italia è stata l'ultima che ha rotto la barriera di valorizzazione dell'Europa, e adesso è così, e la Lega l'ha incarnato, però adesso bisogna Io personalmente conosco colleghi professionisti, persone accademicamente di un certo spessore, che hanno proprio
strappato loro la propria genetica politica, hanno detto basta, io non ne posso più, soprattutto della tematica immigrazione pazza, e hanno aderito alla vostra, concependovi, vedendovi come l'unica realtà in questo momento in grado di dire va bene, proviamo almeno a cambiare quella tematica. Sì, sta diventando i 5 Stelle sui migranti, mentre i 5 Stelle paradossalmente sono opposto, vogliono dare reddito di cittadinanza. Qualcuno dice che sono non cito il nome perché ha fatto l'assessore per i 5 Stelle e me l'ha detto confidenzialmente, ma mi ha detto sono più a sinistra di Tozzi, ha detto che vogliono smantellare, ma non è che sono più a sinistra il PD e 5 Stelle, no, ma non è che sono più a sinistra, basta leggere il programma, cioè, 20 è la nuova sinistra, cioè, diciamo, sostanzialmente è un programma dal punto di vista economico e macroeconomico che richiede allo Stato più partecipazione, quindi più spesa pubblica, più ricorso ai sussidi statali, più aiuti, mentre la Lega è esatto opposto, vuole abbassare la tassazione per questo motivo che io credo che sia improponibile un ticket, un governo Lega 5 Stelle, non solo Salvini e anche lo stesso Di Maio, tra l'altro l'hanno detto che la mattina a entrare, quindi si rimanderebbero la parola, cosa che non è più possibile fare, ma soprattutto per queste motivazioni. È più facile che vadano con libere uguali. È paradossale questa cosa, perché poi alla fine entrambe le forze politiche, sia Lega che Movimento 5 Stelle, pescano su un elettorato che ha caratteristiche simili. Nel senso che poi l'elettore che vota, c'è un dato di intercambiabilità. Sì, c'è una bella analisi proprio ieri a caldo di Diamanti, che diceva che la Lega è andata a riprendersi quei voti che i 5 Stelle per anni gli hanno dato. Difatti non a caso spesso la sfida è stata sugli stessi temi, certo. Però poi se si vanno a leggere i programmi, come qualcuno giustamente fa, si evidenziano poi queste contraddizioni, ma oggi è così, paradossalmente gli elettori si sono rivolti a queste due, principalmente a queste due forze politiche, anche a Nord, perché 5 Stelle è Nord, e vanno dappertutto secondo la Italia, onestamente, perché se tu pensi alla Forza Italia qualche anno fa era al 30%, però prendete anche dove sono andati quei voti di centrodestra, se tu guardi la Meloni ha un 5% che è esattamente quello che aveva l'Alleanza Nazionale prima. Quindi alla fin fine quello che ha preso la Lega, se guardi bene, sono voti di Forza Italia, sicuramente anche dal centravaso, ma tanti sono di travaso interno. Teorizzava il fatto che l'Europa possa specularmente utilizzare il dato spread, speculazione internazionale, eccetera. Non lo so, insomma, io credo che gli investitori si muovono, lo sapete meglio voi, insomma, anche per percezioni che hanno, quindi se l'Italia è percepita come un paese instabile, si allontana, si mette nell'osorio da un'altra parte. L'altro tema però invece sì potrebbe essere usato, ma usato perché se non lo gestisci politicamente a livello europeo è catastrofica la cosa, è il tema dei migranti, cioè perché quello lì, l'Italia può andare anche Salvini, voglio dire, domani mattina, ma non lo gestisci da solo come l'Italia. Sarà interessante vedere lì, però comunque qualcosa si può fare, del resto allora, lo stesso Minniti. Certo, quando ha iniziato ad andare su a Bruxelles a dire ragazzi, allora qualcosina riesce a farlo. Sì, ma devi essere credibile. Certo, se tu vai a Bruxelles dicendo no euro, viva l'Europa, hai detto neanche ti dicevo, però è anche vero che l'Europa, se tu vuoi ottenere qualcosa, devi essere credibile, ma devi anche battere i pugni. Perché se noi andiamo col cappello in mano ogni volta. Dopodiché si diceva prima, e diciamo anche in questa parte con questi ospiti, Minniti a Pesaro ha perso con Ciccone, che è uno dei 5 Stelle. Esatto. Che lì appunto non ha messo prima. L'ultima settimana in televisione continuava a propinarci la solita medicina mediatica, no? Bisogna accettare, li aiutiamo, facciamo. Alla fine le persone sono stanche. Allora scusate, vediamo come è giusto che sia l'elenco, lo rivediamo per una volta, dei candidati che si sono impegnati prima del voto a sostenere l'autonomia del Veneto qualora fossero stati eletti. Vediamo questo lungo elenco. Thank you.
Ecco qua, tantissimi candidati prima del voto hanno aderito a questa richiesta di sostegno dell'autonomia del Veneto se qualora fossero stati eletti. Allora sono le 23:12, sempre in diretta da stamattina che andiamo avanti, anzi da ieri. Stamattina è iniziato Lina Paronetto con Sveglia Veneti, poi è iniziata una lunga maratona Lorenzo Munegato con Focus TG, tanti ospiti dal Bassanese e dal Vicentino in particolare, poi abbiamo ripreso noi la linea dopo i telegiornali e stasera finiremo alla solita ora, tra una decina di minuti. Ovviamente domani ci ritroviamo con Focus, i vostri sms. Assessore, quindi a suo giudizio a questo punto cosa potrà accadere? Diciamo che, cioè, Mattarella molto probabilmente darà l'incarico a Savini, è probabile che vadano così le cose, no? Io penso di sì, onestamente. Credo una reazione virulenta dei 5 Stelle, però, no? Ah beh, certamente sì, perché loro se lo aspettano in quanto primo partito a livello nazionale, ed è vero. Però è anche vero che se noi guardiamo la coalizione sei superiore in termini di... Però è anche vero che mancano comunque i numeri, quindi bisogna capire poi cosa accadrà, e onestamente io... Non so, non vorrei essere nei panni di Salvini, nel senso che andare a formare un nuovo governo nel caso in cui venisse incaricato dal Presidente, vedo comunque difficile. Non so quale possa essere lo scenario, spero che riescano a trovare quei voti necessari, non solo per far partire il governo, ma poi anche per poter reggere su alcune scelte importanti che verranno fatte, in primis quello che noi chiediamo, dell'autonomia, e poi tutte le altre cose che debbono essere fatte. In questo caso sarà che vederla così non sembra una legislatura che duri tantissimo, ecco, onestamente. Quindi rischio di poi di tornare a votare tra ottobre. Sì, però vede, anche qua il tema, perché si dice anche, io almeno ascoltavo anche tanti dibattiti, proviamo a votare, bene, ma se la legge è sempre questa, cioè io non credo che onestamente se torni a votare lo scenario cambi di tanto, almeno che non ci sia almeno una legge elettorale nuova bisognerebbe avere. Berlusconi bruciato, sì. Leu, che non penso che farà un grande una seconda volta che si ripresenta, ci sono quei 4-5 punti che dice cambia leader, quindi... soprattutto adesso il primo che riceve l'incarico da Mattarella, se non che sia o Di Maio, se non riesce fa vincere la prossima elezione il secondo che non ha ricevuto mandato, perché per spirito di valsa ci sarà anche in questo caso un altro spostamento. È brutto che Tajani in qualche modo. Il problema è che abbiamo una politica, era candidato di Tajani, ma il problema è che abbiamo una politica oggi che è fortemente impermeata nei leader, no? Ma hai una scesa veloce, come ti bruci velocemente nel giro di due anni. Questo una volta non succedeva, non accadeva, perché hai cambiato il mondo da questo punto di vista. Guardiamo lo stesso Renzi, no? Che era il bambino prodigio 4 anni. No, ma non è per dire, cioè, lo rispetto di tutti, ma dico, faccio un'analisi concreta. Prima era Renzi, domani potrebbe essere Di Maio o un altro. Cioè, la tematica è questa, ci deve far riflettere, perché dopo il tema della governabilità, è quello che io dico, che comunque una legge elettorale seria, questo paese deve farla e deve avere. Però non può ogni partito, ogni volta che si va a discutere una legge elettorale, tirare la coperta dalla propria parte e quindi escogitare il sistema per cui l'altro non riesca a formare governo. Cioè non è democrazia. È giusto, andrà a presentarsi in Italia, io lo dico, ma perdo, sto a casa, va bene, sto a casa 5 anni, mi organizzo, ti lascio governare, poi ti dico se hai fatto bene o fatto male, cittadini, e poi torna un altro, se sei bravo, vinci, vieni, torno io, ma governo. Gioco il massacro qua, penso che ci faccia male. Il motivo per cui le grandi coalizioni tedesche non potrebbero mai nascere, quindi se lì sono altri, c'è uno spirito, un senso dello Stato diverso. Vediamo solo, poi le ridò la parola, Benetazzo, vediamo il servizio su 5 Stelle, un servizio su 5 Stelle da Padova. Giordani sta guidando un comune che non ha più la maggioranza fuori da Palazzo Moroni. Se noi andiamo a scegliere e a sommare quelle che sono le preferenze, i voti delle forze di minoranza, queste superano di gran lunga i voti relativi all'attuale maggioranza in comune. A Padova in un anno il Movimento 5 Stelle è passato dal 5 al 22% con punte del 32 in alcune sezioni. Un successo che per il capogruppo in consiglio comunale Simone Borile cambia anche lo scenario
Radio a Palazzo Moroni. Il sindaco deve cominciare ad ascoltare anche un po' la minoranza, a capire che non siamo sempre ostili, ma che cerchiamo ovviamente di portare delle proposte utili per la collettività. Quindi maggiore condivisione, maggiore partecipazione, anche e soprattutto con chi oggigiorno anche riflette la maggioranza in città. Il comune si è sempre isolato, ha sempre in un qualche modo votato contrario ad ogni forma di proposta che proveniva dalle forze politiche di minoranza, e questo non è condivisione. Simone Borile, intervistato da Filippo Fois. Benetazzo, vuole dire? Sì, cosa? Noi adesso italiani siamo qui che ci scanniamo nella speranza che chi riuscirà a presentare un governo arrivi a 25 settimane. In Cina Xi Jinping, il presidente cinese, ha chiesto il mandato a vita, certo, per verificare la crescita cinese, anche dal punto di vista socio-economico, a 25 anni. Beh, noi ne abbiamo avuto però di non si dare niente, questo è un modello della Cina, però esatto, è il rischio della democrazia, no? Allora il rischio della democrazia è questo. Non so se lei vuole vivere in Cina o preferisce l'Italia con tutti i suoi problemi, però è un dato di fatto, no? La Cina è una forma di quasi di dittatura indiretta, una oligarchia, eccetera. Il comunismo non so se abbia ancora qualcosa, se mai l'ha avuto, perché poi le forme di totalitarismo secondo me si equivalgono. Il vero problema è oggi la governabilità, e che non sempre la governabilità è data da una legge elettorale, no? La governabilità è data dagli italiani che vogliono mettere a posto i problemi che hanno. Io ho l'impressione che i problemi siano sempre quelli degli altri. Quindi quando tu devi mettere mano, che ne so, all'ambiente, devi fare dei processi per eliminare l'inquinamento, la caldaia la deve cambiare il vicino. Esatto, cioè, quindi, no? E quindi andiamo avanti così, la grande scommessa è, come si diceva prima, lo spreco. Ripeto, io ho letto tanti di quei libri, circa 15 anni fa c'era la moda sullo spreco, no? Vieti inutili, eccetera. Io non ho mai visto una politica reale sullo spreco. L'altra questione è che la cosiddetta credibilità, l'autorevolezza, bisogna anche crearsela con un po' di tempo. Per andare in Europa e difendersi da un ipotetico spread, da un ipotetico attacco dalle banche, eccetera, bisogna avere le spalle grosse. Alle volte bisogna avere anche il coraggio di alzarle. Cioè, non è la banca centrale, non è un dogma di fede, cioè nulla è un dogma di fede. Allora, oggi lo dico da Partito Democratico, perché alle volte sembra che accettiamo supinamente determinate situazioni. Ora, però dico, se a un certo punto parliamo sempre degli immigrati, no? E abbiamo sdoganato la mafia, i casi in Veneto ormai sono aumentati in maniera incredibile, se ormai la cosiddetta corruzione a Roma o in certe parti della regione non se ne parla più, vuol dire che abbiamo anche accettato certi problemi. Ora, com'è che affrontiamo e risolviamo certe questioni? Sarà in grado Salvini, poi farà qualche inciuccio? Come vi sentirete voi che avete attaccato un po' 5 anni, tutto il contrario di tutti, Vordignani, Alfonsiani, eccetera, eccetera? Allora, vuol dire che il problema è anche il sistema che non funziona. Probabilmente uno Stato federale, con potere alle regioni, un accorpamento dei comuni oltre 5.000, un tour de force sugli sprechi, un controllo del debito pubblico, ma allora il partito non è sufficiente, serve anche un governo di unità nazionale. E chi ci va dentro? Perché se ci va la Lega, che magari ha attenzione al debito, dobbiamo fargli fare una marcia indietro a Salvini su alcune tematiche per portare dentro qualcuno che crede che bisogna abbassare il debito. Se ci vanno invece quelli dei 5 Stelle, probabilmente si allargano altri fronti, ma chi ci va dentro? Ci vanno quelli della sinistra con chi altri? E per andare dove? Qual è la prospettiva? Scusate, dobbiamo chiudere 23:22, ovviamente ci rivediamo domani sera, non so se saremo in questo studio o nell'altro studio, ma insomma sempre di fuoco si tratta, sempre grande spazio ai nostri telespettatori, anche stasera centinaia di sms, senza contare quelli che sono arrivati durante tutta la maratona elettorale di ieri e di oggi, con grandi ascolti per le nostre reti. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, davvero Eugenio Benetazzo, Federico Caner, Roberto Campagnolo, Silvano Piazza, e ci vediamo domani, state con noi domani, perché ancora reazioni, altri eletti trombati come abbiamo messo nel Veneto, e tutti i particolari di questa elezione politica 2018. Buonanotte, arrivederci. Arrivederci.
Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani.